Salve ragazzi, benvenuti sul Piano di Luzzo. E ho qui sulla mia piccola scrivania un testo che mi fa ribollire il sangue. E si tratta della canzone di Tiziano Ferro, L'amore è una cosa semplice, che oggi avete l'onore di ascoltarlo come colonna sonora del film L'amore imperfetto. Lui ha intitolato questa canzone Un inno alla felicità. Queste le testuali parole che lui ha detto, che lo potete andare a cercare su internet. E da parte di un critico l'ha considerata una canzone di gioia e altrettanta felicità, naturalmente, sentimenti buoni e vivere l'amore senza problemi. Io pongo una riflessione solo sul ritornello di questa canzone, perché il testo veramente è orribilante. Il ritornello fa, prendo testuali parole perché io le oscenità non riesco a memorizzarle molto, quindi vado a leggere, ragazzi, mi dispiace. Purtroppo non voglio nemmeno memorizzarle. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Allora, io trovo delle frasi sconclusionate, perché ogni frase poi ribatte un'altra frase subito dopo, non contestualizzata alla frase precedente. Non c'è un filo conduttore tra una frase e l'altra. Ti verrò a prendere con le mie mani e poi sarò quello che non ti aspettavi. Cioè, anche qui noto una discrepanza su quello che dice, perché ti verrò a prendere con le mie mani è segno di, naturalmente, di gratitudine o di affetto verso la persona. E quindi, voglio dire, se si parla di amore è normale, cos'è che non ti aspettavi? Cioè, che mi devi piaschiaffi? Non lo so, io voglio dire. Mi aspettavo che mi prendi con le mani, se vieni qui porgendo le mani, è logico che mi prendi con affetto e non per darmi degli schiaffi oppure per dei rimproveri. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. Anche qui non ci trovo, cioè, sarò quel vento che ti porti dentro, magari poi contestualizza questo vento che si agita, che comunque sia in qualche modo prenda forma a livello figurativo, a livello creativo nelle parole. Se invece tu mi parli di quel destino che nessuno ha mai scelto, cioè su una riflessione di interiorità, sul tuo modo di essere, poi ne poi un'altra riflessione, non rispondendo né alla prima né alla seconda, perché poi cosa fa? Terza frase, dopo questa fa, e poi l'amore è una cosa semplice. A me non mi pare semplice, perché sarò quel vento che ti porti dentro, già io mi chiedo, ma com'è sto vento che mi porto dentro? Burrascoso, quiete, calmo, non lo so. E quel destino che nessuno ha mai scelto. Qual è quel destino che nessuno ha mai scelto? È una canzone di gioia e di felicità. Che nessuno ha mai scelto, che cos'è? Una cosa brutta da pensare. Cioè, non mi viene qui l'inno di gioia e di felicità che descrive i critici o lo stesso Tiziano Ferro, una felicità. Cioè, qui mi sembra che qualcosa di tormentato, di che ci sia comunque sia qualche cosa di che con se stesso non la vive bene. E poi l'amore è una cosa semplice. Adesso te lo dimostrerò. Te lo dimostrerò quando? Dimmelo a parole. Stai cantando una canzone, l'amore è una cosa semplice, qui mi fai una riflessione, poi me ne poni un'altra, poi alla fine, e poi l'amore spiegherà, l'amore è semplice, adesso te lo dimostrerò. Cioè, in teoria questa canzone volevi spiegare che l'amore è una cosa semplice, tu invece poni alla fine, poi te lo dimostrerò. Cioè, a me mi hai lasciato così in sospeso di sapere come mi dimostrerai sto amore se è una cosa semplice. Allora io voglio fare una seconda canzone di risposta a questa canzone, che naturalmente ha lasciato un punto di interrogativo sul fatto di questo amore, come lo vuoi metabolizzare come una cosa semplice. Comunque sia, sappi che l'amore non è una cosa semplice, anzi, è l'angoscia di tutte le persone, e che tu le rendi stupido l'amore dicendo che è una cosa semplice. Cioè, dai dei rincoglioniti a tutte quelle persone che nell'amore ci credono, l'amore per una fede, l'amore per una persona, l'amore per una passione, sono le cose che ci legano alla vita e che quelle che ci rendono più difficile poi il nostro vivere quotidiano. Quindi anche te, questo solo il titolo, già saresti da essere preso a schiaffi, ok? Tutto qui, insomma. Altro che cosa semplice, se è una cosa semplice te, andate a guardare questa canzone che veramente fai schifo. Siamo sempre a Montagnani. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi.